vi ho presentato come figli. Mi dà fastidio, oramai diciamo siete strabituate. Io ho quasi 60 anni, quindi... Se mi desse ancora fastidio... Sono leggermente più giovane di Pino. Sono là, immagino. Buongiorno. Scusa per le spalle, buongiorno. Come va, grazie. Serena? Peraltro vi ho visto entrambi a teatro, siete bravissimi, non ora, ma nella vita, mi è capitato. Grazie. E devo dire, bravi. E siete nuovamente a teatro insieme. Sì. Per un Pirandello Pulp, lo chiamate, che si chiama Maurizio IV. Esattamente, sì. Di Edoardo Erba. Di Edoardo Erba, sì. Perché ridi sul Pirandello? Con Giampiero siamo amici, ma guidi... Con me invece no, non sì. No, dice con Giampiero siamo amici, con te meno, però mi fai ridere. Che detto così non è solo un complimento. No, è un complimento, cioè io lo guardo e rido. Pensa di essere Pippo Baudo ormai, Stabioli, questa è la verità. E quindi l'ho inventato io. Con i tacchi. È questa aria seria. Sotto la quale si intuisce invece è serio, una verba. È molto serio. Attenzione, perché Anna ha lavorato con Gianluca. È un regista molto severo, è un grande artista, e però è la persona, guarda, ha questo primato, Gianluca, non te l'ho mai detto, no. di aver fatto ridere mia madre a crepapelle. Come fa a ridere lui, che mia madre è finlandese, un po' austera, difficile. E come l'hai fatta a ridere, Gianluca? Taxi a due piazze. Con Taxi a due piazze. No, era una roba da perdere la testa. Non c'ero io ancora, forse. No, non in quella versione, però, insomma, questo primato. C'era Brad Pitt, poi l'ho sostituito. Sì, sì, no? Per bilanciare il cast, certo, diciamo. Ah, poi senti che risata. Della risata. Ha una risata travolgente. Adesso che ho scoperto, scusami se mi permetto. Ma se ho scoperto che non siamo amici, basta, non ci frequentiamo più. No, ma io la frequento in Grassia, senza problemi. Perché ha le sue preferenze, scusa. Noi ci conosciamo da quando... Vabbè. Poi mi telefonate e vi chiedi. Mandami dei fiori stasera. Esatto, allora... Nel Maurizio IV tu fai appunto il regista e tu sei attacchi di Colucci, sì, giusto? Esattamente. Cosa succede? Prego. Grazie, sei molto carino. No, perché per raccontare sempre la trama, capito, è sempre un po'... ride. Vabbè, insomma, è la storia di questo regista che vuole mettere in scena il gioco delle parti di Pirandello. Gli arriva questo datore luci, questo tecnico che sembra tutto tranne che un tecnico, ha paura di salire alle vertigini, non sa che cos'è un faro, cos'è un sagomatore. Succedono delle cose... Lui ha una sua visione, ma poi verrà trascinato da questo tecnico in una versione più pulp nella messa in scena. Lo vediamo, vi vediamo sullo sulla spalla. Allora, connuto! La tua donna è mia, hai capito? E io non voglio venire qui ad aspettare, sei tu che me la devi portare a casa, puntuale! Mi raccomando, perché se da lei qualche scherzo me lo aspetto, a te non perdono nulla! Sono un bull. Tutte luci a questa altezza, qua. Dammi una buona ragione per la quale io devo continuare a fare questa commedia. Ma sono 10 pagine. Ah, l'hanno ammazzato! Ma voi siete amici da tempo? Vi conoscete? Cioè avete già lavorato insieme? Sì. Come vi siete incrociati? Ci siamo incrociati... A un provino. Come è nato il vostro amore? A un provino. Dunque, nacque nel lontano 91... No, io facevo la bottega degli orrori e 89, 80, sì, 89, 90. No, 91, 90, perché io 90 andai a Sanremo, per cui è 91, credo, una cosa del genere. 91. Insomma, 30 anni fa, sì, che detto così è sempre un po' triste. 30 anni 30, fa, 30 dipende anni da fa. Che il bicchiere è sempre mezzo pieno. Sì, il bicchiere non è mai così male se si considera l'alternativa. Esattamente, perfetto. Giovani, perfetto. Perché vi vedo sembrano due ragazzi. No, noi dormiamo in un frigo, è per quello che abbiamo quest'aria. Siamo noi due e Mal. È un frigo a tre. È vero che ha una risata assurda. Beh, scusami, assurda. Una risata è pazzesca. Lui Mal, ovviamente, il regista francese, quello. Ma è normale che l'hai studiata questa risata? No. Scusa. No, temo sia reale. Beh, mi pare che studio la risata. No, il problema no, è quando fai in scena, sì, capito? Lì sono cavoli. Comunque ci conoscemmo nel lontano 91, perché facevamo un provino per uno spettacolo Manfredi. Di Nino Manfredi, il grande signor Nino, e arrivavamo in finale, lui ed io. Spesso accadeva e all'epoca lui, perché cercavano un cinquantenne. Esattamente, io all'epoca lui ne aveva 24, dimostravo, cioè, avevo già 52 anni e quindi e poi lui andò a fare la bottega degli orrori, io feci lo spettacolo con Manfredi, e però ci incontrammo in un ristorante a Firenze.
Lui riconobbe la risata, sì, tra l'altro, a proposito, sì, come sì, vedi, quindi è uno studio profondo che dura da parecchio. E da allora non ci siamo più lasciati. Abbiamo fatto tanti spettacoli insieme, abbiamo fatto I due gentiluomini di Verona di Shakespeare, stanno suonando la nostra canzone, Taxi a due piazze, Serial Killer, Serial per, Killer signora. Per signora. Adesso facciamo Maurizio IV. Peraltro non manco mai di ribadire, andate a teatro, fatelo in sicurezza, i teatri sono la nostra risorsa, la nostra cultura, la nostra vita. Il fatto quindi... che li facciano anche riaprire, insomma, questo vado al teatro ma sei chiuso. Noi riapriamo stasera. Beh, noi riapriamo stasera la sala Umberto. Mi fa piacere, diciamo, lanciarvi le vostre, cioè, le nostre energie positive. Cos'è che vi ha unito? Qual è la dote che avete in comune e che cosa invece vi separa? Unito l'ironia, probabilmente. Sì. Unito. Unito, sei accorto, perché sono sardo. Esatto. Unito l'ironia. Sardo. Ma anche l'autoironia, perché ne state dimostrando. Assolutamente sì. Certo. Serve l'autoironia nella vita? Certo. Beh, diciamo che nei tempi moderni, chiamiamoli così, per andare di pari passo con l'opera del grande maestro Chaplin, è un grande, è una condanna per chi ne è dotato. Parli di Franco Chaplin? Sì, ovviamente, sì, certo. Peraltro avete entrambi avuto come maestro Proietti, giusto? Sì, io ho fatto il laboratorio, ho fatto la scuola di Gigi. Lo vediamo, Gigi Proietti. Ah, perfetto. Dove? Non adesso compare, poi, tutto plasma. Dove sta Gigi, il maestro Gigi? Mummia. Egizia. Per 2000 avanti Cristo, tutta regolarmente fasciata, tutta, 10 piani di morbidezza. E invece cos'è che vi... allora, abbiamo capito l'ironia e l'autoironia, e cos'è invece che vi divide? La musica. Cioè? Perché io sono un rocchettaro, lui è uno swingaro. Sono un jazzarolo. Un jazzarolo, quindi quando andiamo in macchina in tournée, anche se è aprile, io mi devo sentire Sammy Davis Jr. Canta le canzoni di Natale. Poteva andarti peggio, però, scusami. Poteva andare peggio a lui, se io mettevo, che ne so, i Metallica. No, non se ne parla, in macchina da me non è possibile. Infatti io dormo. Metallica, no. Io entro subito in macchina e dormo. Avete mai, voi quando vi siete conosciuti eravate già sposati, fidanzati, avete mai litigato per una donna? No, eravamo proprio già, noi due proprio eravamo. Eravamo insieme, no, certo, noi siamo separati, io poi mi sono messo con Pino e poi sono tornato con te. Senti, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Io sono innamorato. Rischiamo di fare veramente un quarto di te. Ero innamorato di te, mamma mia, la Soffini. Basta, la Soffini pazzesca. Sì, sei innamorato di Sabina. Pino no, di Sabina Cioffini. Ah sì, certo. Tutti noi. Sabina, ti sta andando bene. Cioè, io capito. Tutti noi, devo dire la verità. No, io lo sto dichiarando adesso. Non poi ci siamo in mai seguito incrociati. Anche della Falchi, devo essere sincero. La Falchi. Non ho saputo niente, dai. Però sono sicuro che oggi vi innamorerete di Serena. No, non pretendo tanto, devo dire, infatti molto questa contenta. Sera Serena esce con noi. Okay. Ma verrai tutti e due, però. Tutti e due, certo. Perché uno solo non basta. No, siamo complementari. Siamo. Uno scrive e l'altro legge. Basta. Si intimidisce, attenzione. Io sì sempre, che non ha una dimensione che mi appartiene poco, va bene. E io fui terza in cotanto senno, Cioffini, Falchi e poi arrivo fantastico. Io. Per un conto nulla. Bonn, ovviamente, diciamo, i vostri papà... Capitale della Germania. Com'è? Bonn, capitale della Germania. Beh, dopo questo io vado, grazie. Ti seguiamo se vuoi. Mi sono un po' di contento. Andiamo. Ma c'è un dunque, ragazzi, allora se per questo si parla anche di me, più Bonn di me. Ah, questo anche questo è vero. Bene. Per questo anche possiamo questo andare avanti ancora. Allora io mi spoglio. No, dopo. Sono le 14:39. Ah, ma non è registrata questa che andiamo in onda a mezzanotte? Le vostre, diciamo, bollori, state tutti un po' molto calmi. E come allora dice Marzullo, la maestra ci controlla. Esatto. E allora no, siamo degli ottimi allievi. La signorina Wartermeier. Buonasera. Dica. Eccoci. Dica. È arrivato il silenzio. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Eccoli. Qui, si può sapere cosa stai cercando? La felicità. La felicità? Eh sì, ne sento sempre parlare, ma non si riesce mai a trovarla. E la cerchi addosso a me?
La felicità deve essere in qualche posto. Sì. Io non lo so dove, però tutti quanti la cerchiamo, ma... No. Perché tu pensi che si trova così la felicità? Uno cerca una persona, cammina per le strade e si trova la... Ma lo sai cos'è la felicità innanzitutto? Beh, secondo me la felicità... la felicità è... Sai, nell'arco della vita a volte succede che ci sono dei piccoli attimi, ecco, attimi, che uno crede di averla trovata e la poi felicità. Invece ritorna nella realtà. No, quindi la felicità deve essere qualcosa che non fa parte del reale. Ti piace? Peraltro, grande attore, poi ripreso da Fellini, no? Ti è mai capitato di urlare voglio una donna come papà? No, ma ero lì sul set quel giorno, sì? Ho avuto questa grande fortuna di essere sul set, era vicino Roma e mi sono visto... Che rapporto visto... avevi con papà? Beh, bellissimo, un padre fantastico, un bellissimo rapporto di complicità, di fiducia... È molto importante. Lui si fidava di me e quando io ho detto papà, mi sa che voglio fare l'attore, mi ha detto fallo. È un mestiere difficilissimo, ma se lo vuoi fare, fallo. Perché poi, ovviamente, questa è una domanda che mi avranno rivolto 100.000 volte, ve la faccio per la 101.000esima volta. Essere attori con dei padri così ingombranti non deve essere stato facile proprio psicologicamente, perché vi imponeva un continuo confronto, oppure no? Per me, no, assolutamente. Mm. Per me, il continuare una ditta, no? Dico sempre come una panetteria, una farmacia, la ditta ingrassia dal 1950, prosegue naturalmente col figlio. È come se papà vivesse un po' in te, se tu non l'avessi mai salutato. Assolutamente. E Rebecca? Rebecca, mia figlia, chissà se continuerà la ditta. Ma lei è molto portata, fa una scuola di musical, canta benissimo. E tu lo sai, chissà. Vediamo. Peraltro l'hai cresciuta da sola, perché purtroppo. E quindi la mamma... negli ultimi anni l'ho cresciuta da sola, sì. Padre sì. Perfetto il mio socio qui. E tu che padre sei? Oddio, perfetto, bisognerebbe chiederlo ai miei figli, non lo so. Io so di lui perché lo vedo, spesso assistiamo l'uno alle telefonate dell'altro, per cui insomma. Non credo sia io a dover. E invece tu, padre e madre, vediamoli. Sì. Questo non lo sapevo. Le notti splendono, ma non per me. Le rose sbocciano, ma non per me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. Le stelle brillano, ma non per me. Le notti fremono, ma non per me. Il mondo e il suo splendor non mi daranno l'amor che mi donavi tu. E lui era troppo... Grande eleganza e poi anche un po' la musica che tu continui ad ascoltare. Era un filmato però, quasi americano, diciamo. Sì, io me lo ricordo Johnny Dorelli da piccola, io ero piccola. Anch'io. E io ero piccola come te e quando l'ho incontrato la prima volta mi ha veramente colpito perché aveva una dolcezza speciale, cioè un uomo dolce. Era speciale. E allora non andava di moda questa cosa dell'uomo dolce. No, non so, io ero molto piccolo, non so come, mia mamma era molto dolce. Era dolce. Lauretta, peraltro l'hai dedicato a un monologo. Ho recitato un numero, ma no, in realtà quello è un racconto di Testori che fa parte di un'antologia di racconti che era la Gilda del MacMahon. Testori era uno scrittore milanese che aveva una grande passione per mia mamma Lauretta e scrisse appunto tra i vari racconti che contestualizzavano Milano benissimo anche un racconto che si chiamava Sì, ma la Masiero. E allora alla pergola dal Teatro della Pergola di Firenze con Massimiliano Gagliardi, tra l'altro, che è l'autore delle musiche del nostro musiche. Spettacolo. Facevamo una settimana e io leggevo questo monologo al salottino della Pergola con una bella foto di Lauretta sulla sinistra. Era stupenda. Sì. Che bella, cosa moderna. Ti ha insegnato la mamma più di tutto? Che cosa ti porti nel cuore di lei? Ma la mamma aveva tanti, tanti pregi, devo essere sincero, che erano... A volte le si ritorcevano anche contro perché era molto buona, era molto ingenua, era molto onesta, era molto...
E poi alla fine forse era un po' troppo buona, un po' troppo ingenua, sì, un po' troppo onesta. Sì. E tu, guardando lei, sei diventato altrettanto buono, ingenuo e onesto, o hai capito che dovevi essere un pochino più scafato? Ma questo non lo so, quella è la vita propria che forma poi e ti, come dire, ti rende quello che sei. Certamente, plausibilmente, mamma poi purtroppo si ammalò di una brutta malattia, che è l'Alzheimer, e per 10 anni insomma è stata una lotta dura, e mi sono reso conto che forse tutta questa sua bontà, questa sua ingenuità, forse non l'hanno pagata, ecco. Però può capitare anche questo. E tu come hai accudito la mamma? Credo e spero nel migliore dei modi. Capita tanto di noi, e quindi non dobbiamo mai perderci l'animo, perché quindi questa fortuna l'ha avuta. Sono stato testimone dell'amore e le attenzioni e la tenerezza che Gianluca ha dato alla mamma. Figlio lo debba, calcolando che succede sempre. No, però insomma diciamo non è scontato, che non è scontato. Però, diciamo che tanto così ha fatto per 30 e passa, certo, anni, che poi alla fine, giustamente, mi è sembrato è doveroso. Un dono che poi ti torna. Mi è sembrato anche un doveroso fare. Va bene, sono molto felice di avervi avuto ospite. Grazie, stasera. Grazie. Sala Umberto. Sala Umberto. Maurizio Quarto. Da oggi al 25 ottobre, Maurizio Quarto. Di Edoardo Erba, con le regia di Gianluca Guidi. Massimiliano Gagliardi e i costumi di Francesca Grossi. E prima di salutarci, cos'è che ti ha fatto innamorare di Sabina? Beh, era bellissima. È bellissima, è una bellissima donna, e me la ricordo in bianco e nero. Adesso con Mike, con Mike Buongiorno. Grazie. E io molte volte vedevo Mike Buongiorno per vedere lei. Vedi? Non me ne voglia il grande Mike, però insomma. Ti ringrazio. Va bene, viva l'amore, viva le belle donne, viva gli uomini dal cuore grande, viva anche i begli uomini. Come grazie, siete a voi? Grazie, sei molto gentile. Non ci restituiamo, niente. Restituiamo il complimento. Diciamo anche Pino, se no si offende, perché lo conosco. Ma certo. Scusami, vorrei sapere una cosa. Questa giacca che ti sei messo oggi. Kashmir, Napoli. Sì, ma attenzione, allora sì. Cosa vuoi sapere? No, come mai questa ne parliamo stasera, vengo a vedervi. Vieni, Umberto, vengo. Bene, crescete, moltiplicate.